provincia di Alessandria, il lavoro dei mesi spazzò via in 15 minuti. La grandinata che colpì Alessandria domenica pomeriggio, 4 maggio 2023, in particolare nell'area del Cristo, con strade allagate, alberi caduti e centinaia di chiamate ai vigili del fuoco, ha anche registrato grandi danni alle colture, in particolare vicino all'area dell'area industriale di Tre, nella parte meridionale della città. Il risultato, questo garofano pianura fertile, sono pesanti danni alle colture, nei dettagli soprattutto i cereali orticoltura, conseguenza del cambiamento climatico in cui natura eccezionale degli eventi atmosferici è ora la norma. Tendenza alla tropicalizzazione si manifestase stesso con frequenza più alta di manifestazioni violente, espansioni stagionali, piogge brevi intense e rapida transizione dal sole al maltempo, significativi cambiamenti termici che compromettono le colture nei campi. Registrano grandi perdite produzione agricola, danni alle strutture e infrastrutture de Campains, ha affermato il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco. Ieri 11 idriche e i violenti grandine erano ben da nord a sud, hanno investito città campagne con inondazioni, frane e danni. Questo è ciò che emerge dall'analisi di Coldiretti sui dati ESWD in riferimento all'ondata Il brutto tempo che ha colpito il territorio con eventi estremi in un punto leopardo. Un climale climatico avverso l'evento che viene sempre ripetuto con maggiore frequenza e in cui è cambiata anche la dimensione dei fagioli, il che è aumentato considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di blocchi reali di ghiaccio. Il maltempo che ha colpito un territorio fragile. Questa situazione non è certamente estranea al fatto negli ultimi 50 anni quasi un terra agricola è scomparsa dal Tre con la zona agricola che può essere utilizzata in Italia ha ridotto a soli 12,8 milioni di ettari. La provincia di Alessandria, con 26.450 ettari consumati, colpisce con un 15,1 su un totale regionale di circa 175.000 ettari, dopo Torino e Cuneo. Per questo motivo è necessario difendere il patrimonio agricolo e la disponibilità di terreni fertili con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell'attività nelle campagne che accelerano sull'approvazione della legge sul consumo di terra che è stato presente Parlamento per anni e ciò non ha equipaggiato l'Italia con uno strumento da taglio per la protezione del territorio.